Fedez sta peggiorando. Ultimo bollettino medico. Recentemente sono emersi nuovi aggiornamenti sullo stato di salute del rapper Fedez, il quale potrebbe essere stato ricoverato in ospedale a causa di gravi problemi allo stomaco. Ecco cosa è stato rivelato finora. Poche ore fa, è circolata la notizia che Fedez sarebbe stato trasportato in ospedale. Fabrizio Corona, spesso ben informato sulle vicende del rapper milanese, ha spiegato su Instagram che la mancata partecipazione di Fedez al nuovo programma di Alessandro Cattelan è dovuta a grossi problemi allo stomaco. La Rai ha confermato ufficialmente che Fedez non avrebbe potuto presenziare alla puntata d'esordio di Da vicino nessuno è normale su Rai 2. Il conduttore Alessandro Cattelan, che avrebbe dovuto ospitare Fedez proprio oggi in trasmissione, ha confermato la notizia in un'intervista al Corriere della Sera. Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute. Non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio. Nella giornata di oggi, 20 maggio 2024, l'ANSA ha diffuso nuovi aggiornamenti sullo stato di salute di Fedez, indicando che la situazione si sarebbe aggravata. L'indiscrezione proviene da fonti molto vicine al cantante. Secondo quanto riportato dall'ANSA, lo stato di salute di Fedez risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. La testata ha spiegato che l'indiscrezione arriva dallo staff del rapper, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Fedez non è ancora comparso sui social, dove è solitamente molto attivo, per confermare o smentire il ricovero. Questo silenzio ha aumentato la preoccupazione sulla sua situazione. Ora sarà importante capire se al pronto soccorso sia seguito un ricovero. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.